Allora, Radio Cult è una radio che inizialmente è nata come radio studentesca, cioè fatta da ragazzi universitari e non gestita da ragazzi, cioè quindi una cosa veramente giovanile in cui si prova a divertirsi tutti insieme, cioè perlomeno ci proviamo. E noi nel nostro piccolo cerchiamo di collaborare con quella che è la scena musicale all'interno di Perugia e comunque dell'Umbria in generale. Cioè, lo facciamo tramite magari recensioni oppure invitando band, provando magari a collaborare con esse se magari hanno nuove uscite, andando magari ai concerti, cercando magari di fare delle recensioni dei live oppure cercando appunto di promuovere le serate o le programmazioni che hanno determinati gruppi. E, principalmente ci occupiamo di questo e anche di collaborare con quelle che sono le realtà in cui la musica a luogo a Perugia, collaborando con locali. In quest'ultimo anno siamo riusciti bene o male a collaborare con le varie realtà e i vari locali della zona, facendo concorsi in cui mettevano in palio biglietti e quindi coinvolgendo anche il pubblico. Sì, beh, diciamo che Radio Cult affianca alla parte radio, che è la base su cui ci poggiamo, tutto ciò che è legato alla musica e all'ambiente musicale e non. Radio Cult, oltre ad essere radio, che è la base su cui ci poggiamo, va parte dalla radio per arrivare poi a tutto ciò che è l'ambiente culturale fuori dalla radio. Che siano concerti, come diceva Daniel, che siano eventi o qualsivoglia cosa. Ma soprattutto poi principalmente anche, cioè ci fermiamo sempre comunque, questo della radio è un lavoro che viene svolto principalmente l'inverno, però comunque quando inizia il maggio iniziamo anche a collaborare appunto magari con festival Sì, o le concorsi. altre realtà presenti durante l'estate, questo sempre grazie a live report oppure interviste ai headliner o comunque gruppi spalla che sono presenti nella programmazione. Negli anni si è riusciti anche sotto il punto di vista dei festival a stringere buoni rapporti con quelle che sono le realtà tipo Umbria che spacca, River Rock, Antifestival e così via. La radio in sé per sé ha un potenziale immenso, soprattutto una web radio, dato che comunque comunica appunto tramite internet. Di conseguenza il pubblico che si può raggiungere è veramente infinito, se ben sfruttato. Per questo ci deve essere un gran lavoro dietro da parte dei ragazzi che ne fanno parte. E grazie anche magari a sponsorizzazioni, promozioni o anche appunto facendoci dare una mano appunto dai gruppi con cui collaboriamo, cioè una forma di scambio. Però negli ultimi anni comunque la web radio non è che sia stata seguita chissà quanto, però ha preso molto piede appunto i podcast, così una persona se quando ascolta in qualsiasi momento della giornata o in qualsiasi giorno che non sia quello preciso in cui viene fatta la diretta. Se io ho un'idea, di un programma o di un podcast, posso attraverso la radio, con la radio, insieme alla radio, perché alla fine siamo tutti una Siamo tutti una grande radio famiglia, no, dentro di noi. intendevo con tutti noi della radio, posso fare un programma X che mi viene in mente per dire, per esprimere me stesso o per dire determinate cose. Lì i programmi in sé per sé ti danno qualcosa in più magari rispetto a quello che potrebbe essere magari tutto il reparto magazine di scritture, che è quello anche del rapporto umano, che comunque parli con persone, collabori con gli altri, entri in contatto con altre persone, altre mentalità che magari ti possono dare consigli su come funziona meglio una cosa rispetto ad un'altra a livello comunicativo, e cosa che invece a livello magari di magazine non c'è, che c'ha magari altri pregi, però magari c'ha questo deficit, sfortunatamente. Ci potrebbe essere anche se si riesce a instaurare il rapporto con il pubblico, se si hanno persone che seguono determinato programma, si può anche instaurare un rapporto di discussione tra lo speaker, tra il programma radiofonico e il pubblico, che è anche un'altra cosa interessante. Prego. Allora, per mandare in onda le trasmissioni, noi utilizziamo alcune attrezzature, tra cui un mixer. Questo
Questo è un mixer semidigitale, inteso che è l'interfaccia di un mixer analogico, però ha un'uscita USB che va collegata al computer, così tutto quello che entra poi lo ritrasferiamo sul computer e tramite altri programmi riusciamo a mandarlo in onda sul sito. Principalmente colleghiamo il microfono sull'ingresso Canon, poi gli diamo un po' di guadagno, quello va regolato in base alla voce che si ha e comunque di chi abbiamo come speaker. In caso si fa anche una piccola equalizzazione e poi vengono utilizzati gli aux per far uscire il segnale sia di voce dei microfoni che della musica che entra e arriva tramite il computer per mandarlo allo speaker che giustamente mentre fa la trasmissione si deve ascoltare quello che dice lui, la propria voce, e deve sentire anche la musica che c'è sotto. Quindi tramite gli aux noi mandiamo la musica agli speaker in cuffia e anche alla filodiffusione che serve anche in studio in caso ci fossero magari ospiti. Poi si alza o si abbassa il volume in base sempre all'esigenza. E la stessa cosa vale per la musica, sempre gestendo tramite il fader i livelli. E poi tramite USB noi usciamo e entriamo nel computer e tramite altri programmi noi riusciamo a mandare in diretta, cioè noi la musica la gestiamo con Virtual DJ e tramite anche una console MIDI che ci permette di avere un controllo un po' più immediato. Carichiamo i brani sui vari DAC e poi gestiamo, magari facciamo fade in e fade out fra i vari brani, cioè magari quando lancia lo speaker il brano passiamo su quello che ha appena lanciato. Poi per andare, questo è solo per la gestione della musica. Per quanto riguarda la mandata, cioè per mandare in diretta la trasmissione sul sito, noi utilizziamo BAT, che è un programma che serve esclusivamente per gestire i livelli di ingresso generale sia di voce che di musica e di mandare di streaming sul sito, che va impostato secondo una chiave che viene data quando si programma il sito. E successivamente, questo, cioè BAT, funziona sia come lettore streaming per mandare in diretta immediatamente e fare la diretta, sia come registratore. E quindi poi, appena finita la trasmissione, salviamo la puntata e la carichiamo sul sito tramite FileZilla, entriamo sul sito della radio e poi carichiamo, prendiamo magari la puntata appena fatta, rinominata, cioè, la salviamo e la clicchiamo sul sito, così che almeno gli ascoltatori, se non sono riusciti a beccarsi la diretta, possono andarsi a riascoltare il podcast.